Noi nazionalisti arcaici non stiamo né con Draghi né con la Merkel. Se in Italia ci fossero 60 milioni di nazionalisti arcaici, beh, gli italiani accetterebbero di vivere più poveramente, ma avendo ben chiaro che l'obiettivo è quello di conservare la proprietà del territorio nazionale e dei beni che insistono, delle risorse che insistono su questo territorio, un possesso che è la base della libertà di un popolo. Ma noi nazionalisti arcaici siamo una banda di pupazzi, voi volete il telefonino, voi volete vivere comodamente. E quindi molto probabilmente vi schiererete o con Draghi o con la Merkel. In ogni caso finirete schiavi. Signori, che ve devo dire? Credevo di essere nato in un grande paese e invece questo è un paese di topi. E qui c'è appunto un topo, però è un topo ribelle, l'unico topo che sta con noi nazionalisti arcaici. Un saluto sconsolato e sconfortato.